la Fondazione Moretti per promuovere, conservare e tutelare la ceramica d'arte contemporanea d'autore. L'epocale svolta del millennio, in particolare questi ultimi travagliati anni che abbiamo vissuto, caratterizzati dalla permanente follia dell'individuo e della sua inarrestabile vocazione all'annientamento, a distruggere tutto ciò che le generazioni precedenti hanno realizzato. Tutto questo mi induce a compiere bilanci. Ho chiara la consapevolezza che l'uomo conduce un percorso su questa terra restando perennemente in mezzo al guado, con una sorta di straniante strabismo, ad osservare con nostalgia ciò che ha realizzato, ha progettato con instancabile fiducia tutto ciò che gli resta ancora da fare. Piacerebbe vedermi rappresentato in questa posizione dai numerosi artisti che hanno condotto insieme al sottoscritto la straordinaria esperienza dell'antica deruta da quando ormai 60 anni or sono ho iniziato a muovere i primi passi attivando una fornace nel giardino della casa paterna fino ai più recenti partecipati successi. Penso alle numerose mostre delle ceramiche realizzate da tanti maestri, tutti estremamente validi, nelle fornaci dell'antica. Da Edgardo Abbozzo a Paolo Portoghesi, da Luigi Frappi a Gabriel Caruana, da Fabio Piscopo da Volco Grassi, da Roberto Panichi a Bruno Ciccobelli, da Tommaso Cascella a Norberto, da Sabino Ventura a Bruno D'Arcevia, a Amalio Bacosi, per citarne solo alcuni. Mostre alle quali hanno partecipato non solo i personaggi illustri, intellettuali, critici ed artisti di cui la stima e il sincero riconoscimento di lavoro svolto con intelligenza e indiscutibili meriti, ma anche con i miei operai e a tutta la gente semplice, i numerosi amici pronti a riconoscermi e per questo a partecipare così numerosi, le doti di una umanità, di una sensibilità e di un altruismo che rischiano di diventare sempre più rare. Oggi la mia famiglia ed io ci apprestiamo a porre le basi di un'altra meritevole impresa, la creazione di una fondazione che ha come compito istituzionale la tutela, la salvaguardia e la promozione della ceramica d'artista. Del resto, proprio dalle ceramiche, per una sorta di DNA che ho ereditato dalla madre maestra d'arte ceramista, ho ricevuto grandi soddisfazioni che intendo contraccambiare, investendo ancora una volta in tempo, attenzione e risorse la mia vita. Deruta, come noto, possiede una grande attrazione in merito, documentata dal museo con testimonianze storiche di grandissimo valore che meritano ancora una maggiore diffusione. L'arte del tempo in cui viviamo, arte complessa, caotica, oppure sovente estremamente stimolante nella sua capacità di offrirci squarci di verità, necessita in particolare per la ceramica d'artista di quel lavoro di sostegno e promozione che solo una fondazione può permettersi di portare avanti, non intralciata da quegli aspetti burocratici che sovente impediscono il libero dispiegarsi delle energie creative. La collezione delle opere della Fondazione sono un segno in maiolica della cultura, dell'estetica, della creatività del nostro tempo, nell'espressione degli artisti che hanno accolto il nostro invito, a cui spero che si raggiungeranno presto molti altri. Deruta rappresenta una fortissima immagine storica del bello. Questa immagine ancora attrae ai nostri giorni e su essa si fonda una consistente economia, ma il suo uso reso possibile da una forte capacità tecnica ci appare meccanico, ripetitivo, direi senza anima. Ed allora la riappropriazione di quest'anima, cosciente del suo passato, ricca del valore del nostro tempo, sostenuto anche dalle tecniche attuali e nelle condizioni specifiche dell'organizzazione produttiva del mercato di massa, è tutto questo il problema da risolvere ed è questo a cui tende la nostra volontà. Sono certo che è questa la vocazione dell'istituzione che ho fatto nascere con il fattivo contributo di tutti, per avviare una fase di ricerca, di sperimentazione, per documentare e diffondere la straordinaria stagione che abbiamo vissuto e che, se si disperdono le testimonianze che gli artisti hanno realizzato, rischia di vedere vanificato il loro lavoro e vederlo per sempre perduto.